sarebbe stata una breve introduzione in cui si spiegava il progetto in Calabo, che ha avuto un piccolo finanziamento dall'Ateneo nell'ambito delle iniziative culturali e che quindi grazie a quel finanziamento è stato possibile organizzare questo ciclo di seminari. Però, siccome gli esperienze dello speaker vengono due mesi e Alberto ha un impegno scientifico abbastanza vasto, okay? Allora, eventualmente se siamo proprio eroici, questa introduzione la rimandiamo alla fine di questo intervento. Se no, si può rimandare anche al terzo degli incontri, che sarà il 12 aprile. Il 12 aprile però è uno degli incontri di carattere più tecnico, cioè noi abbiamo pensato sei incontri, tre di carattere cosiddetto generale, il primo, il secondo di oggi e con Bernaschi, che è lui dello IACC, e tre invece che dovrebbero includere anche delle attività laboratoriali. Quindi il terzo incontro sarà il 12 aprile in aula 17 alle ore 16, io dico sharp in modo che alle 16:15 si comincia. Ok, allora lascio subito la parola a Roberto. Una delle cose piacevoli di organizzare questo ciclo di seminari è il fatto che sia entra in contatto con persone, quindi Roberto Natalini lo conosciamo molti. Okay. Io ho avuto modo di conoscerlo per l'organizzazione di questi seminari, quindi ho avuto un'attività divulgativa molto intensa. Ho potuto fare quattro chiacchiere alla IAF, quindi anche di carattere scientifico, secondo me fa delle cose interessantissime che adesso si spiegherà. Okay. Grazie. Allora, intanto buongiorno. Chiaramente diciamo, molti conosco perché sono stato qua per più di 5 anni almeno, un ospite del dipartimento, quindi diciamo mi sento di casa e purtroppo in questo periodo è difficile riuscire a conciliare tutto, mi chiedo di venire più spesso anche ai vostri seminari, ma è sempre diverso. Insomma, in ogni caso oggi quello che volevo fare è semplicemente tracciare la società un pubblico leggermente più giovane, quindi se tutti quanti posso anche saltare anche là, siete, diciamo, volevo fare un panorama di quello che secondo me dal punto di vista modellistico, matematico, è diciamo sono alcuni temi che stanno emergendo, e, però chiaramente ho fatto dal mio punto di vista, quindi la presentazione sarà completamente sbilanciata su quello che capisco io, diciamo, ho scelto gli argomenti su cui sto lavorando, ho scelto gli argomenti generali. Però faccio una piccola introduzione all'inizio in cui racconto alcune cose che sono successe, partendo da una celebre slide che è questa, cioè da un articolo che è apparso pochi anni fa. E che dice insomma che la matematica è il nuovo microscopio dei biologi, soltanto meglio, e la biologia è la prossima matematica, la prossima fisica dei matematici, soltanto meglio. Che cosa vuol dire? Che diciamo, da una parte, insomma, che cosa è il microscopio? No? Il microscopio è stata una rivoluzione della biologia, prima non esisteva la biologia perché se non si riescono a vedere nemmeno le cellule dei microrganismi, e alla fine del XVII secolo è stato inventato il microscopio, che forse in qualche senso ha una rivoluzione anche più grande del telescopio, perché per la prima volta si vedeva qualcosa che non era previsto nella Bibbia, cioè che ci fossero degli organismi microscopici che non sta scritto da nessuna parte. E quindi abbiamo cominciato a vedere questi esserini che si muovevano, queste cellule che ci componevano, e probabilmente è stata a livello concettuale una rivoluzione. Quindi per la biologia avere uno strumento per vedere è stato un cambiamento, come si dice, di paradigma. Invece cosa fa la matematica? La matematica fornisce gli strumenti per vedere delle cose che un biologo, un medico non possono vedere. Non è soltanto che ho messo chiaramente l'ecografia per barare, però l'idea è che quello che può fornire la matematica sono strumenti concettuali, ma anche di previsione, per poter controllare, e questo lo vedremo nei vari modelli di cui parlo oggi,
gli strumenti di previsione che poi possono verificare o meno certe teorie biologiche. Cioè tutti noi lavoriamo per modelli, i biologi, i medici, uno si fa una specie di mappa concettuale di quello che potrebbe essere un certo problema, per esempio biologico, e poi cerca di verificarlo. Ma come fa a verificarlo? Fa degli esperimenti. Però se uno non ha un modello di riferimento dietro, che potrebbe essere un modello matematico, un modello matematico è quantitativo, quindi può permettere di vedere se una certa ipotesi è vera o meno e di quanto abbiamo sbagliato, perché questo poi a volte è dirimente in certe situazioni. Ecco, la matematica, diciamo, riesce a far vedere strutture, processi e anche intuire nuovi esperimenti come forse prima non era possibile. Allora, perché la biologia ha bisogno della matematica? Beh, insomma, la biologia in questo momento è alle prese con l'arrivo di una quantità di dati immensa, non paragonabile nemmeno a quello che è successo prima. Abbiamo avuto il genoma umano è stato identificato all'inizio degli anni 2000, studiamo le proteine, studiamo la funzione delle proteine a partire dalla loro struttura, studiamo, diciamo, una serie di fattori complessi. Per esempio questo qua è un diagramma di interazione antigeno antipolo, in cui si possono vedere, diciamo, sono ammucchiati quelli che sono sempre formano dei cluster, diciamo, varie reazioni simili, si possono permettere di avere analizzato questi dati, capire come reagiscono, no? I vari anticorpi alla presenza di antigeno all'interno dell'organismo. Quindi si possono, per esempio, calibrare dei farmaci, capire meglio proprio la struttura della risposta del sistema immunitario all'azione esterna. Ecco, su questo qua si può fare soltanto, a volte diventa un software, cioè la matematica parte, si nasconde, per analizzare questi dati creiamo degli strumenti che i medici usano quotidianamente. Prima avevo messo un ecografo è una macchina complicata, l'attacco è una macchina complicata, la MEG, la PET, abbiamo tantissime macchine per vedere che utilizzano in realtà dietro algoritmi matematici sofisticati che ogni giorno vengono migliorati dai ricercatori, e questi algoritmi permettono in realtà di fare delle cose che poi sono trasparenti per l'utilizzatore, il medico che la usa o il biologo che fa l'analisi alla PCR, che è una cosa che amplifica il DNA e permette poi di capire quali sono le sequenze importanti, no? Quindi, diciamo, la matematica è invisibile però è presente. Quindi, diciamo, la biologia in particolare si sta sempre più rivolgendo a i matematici, quando i matematici, permettetemi l'abuso di linguaggio, la matematica è una cosa un po' più ampia forse di quello che tipicamente pensiamo che è un corso di laurea in matematica. La matematica, scienze matematiche, può partire da statistica, informatica, calcolo scientifico, insomma anche le conferenze che avete preparato in questa serie sono matematica in senso molto largo, ma che è il significato giusto e moderno di questo termine. Perché la matematica si sviluppa grazie alla biologia? Beh, perché allora, fino a un certo punto la fisica è stata il motore trainante di tutto lo sviluppo matematico. Dal 600 in poi tutti gli strumenti che abbiamo inventato, dalla derivata agli spazi di Hilbert, sono stati, diciamo, sono nati per rispondere, a volte precedendo in qualche modo il problema fisico, ma in ogni caso in stretta interazione con la fisica. Oggi chiaramente la complessità del ripetere è tale che bisogna elaborare nuovi strumenti. Adesso io vi racconto oggi, non elaboro nuovi strumenti perché altrimenti sarebbe presuntuoso. Noi abbiamo utilizzato gli strumenti che avevamo, le cose che abbiamo fatto le facciamo mischiando un po' di cose che uno sa, non è che noi siamo preparati ancora a, diciamo, ai modelli futuri che serviranno per trattare veramente la biologia. Siamo un po' una preistoria di questa cosa e cercherò di farvi capire quanto sono complessi quei problemi, però semplicemente pensate quanti sono gli elementi in natura e anche la chimica, insomma, certo per enorme varietà, ma insomma sempre il numero di composti chimici è limitato. Si pensa ci siano tra i 3 e i 20 milioni di specie viventi, non sappiamo nemmeno quante sono. Se andiamo dai batteri, ogni volta che si fa un'analisi di riconoscimento di specie, in qualsiasi laboratorio biologico si scoprono nuovi batteri, perché la nostra classificazione delle forme viventi è ancora completa, la nostra comprensione del funzionamento.
Quindi diciamo siamo in una situazione in cui dobbiamo organizzare tantissime informazioni. Allora, chiaramente l'interazione non comincia adesso tra biologia e matematica. Abbiamo, diciamo, da Eulero che studiava la struttura delle popolazioni a Verhulst che ha introdotto l'equazione logistica, prima c'era Malthus che ha introdotto l'equazione delle popolazioni. Lo studio della crescita delle popolazioni è stato un tema importante perché era qualcosa che si poteva contare, no? Contava le persone della città, contava i morti dell'epidemia, vedeva a che velocità si poteva diffondere questa epidemia. Un po' più di matematica si è vista nel Novecento, è famoso il modello di logica Volterra, che si studia anche per persone che fanno corsi di laurea in scienze naturali, in biologia, è un modello di grande predatore che descrive le interazioni tra due specie, e se uno va a leggere lo scritto di Volterra degli anni 20, del 1926, in cui racconta come costruisce questo modello basandosi sui dati forniti dal cognato, è un esempio di come si scrive una modellizzazione matematica moderna, no? Cioè già aveva capito come si poteva semplificare un enorme, anche lì aveva tantissimi dati sulla presenza di pesci in Adriatico, c'erano i pesci predatori, i pesci prede, però vedevano dei cicli di crescita e decrescita della popolazione, saper fare un modello che almeno in maniera approssimativa, però molto evidente, spiegava come e perché ci fossero queste differenze secondo il periodo della guerra in cui si pescava, il periodo successivo invece in cui non si pescava, invece il periodo successivo in cui si pescava. Questo è stato un esempio quasi paradigmatico di come si fa un modello matematico in biologia. Poi si è cominciato ad andare sulle equazioni differenziali e delle parziali, cioè quindi spostamenti spaziali, onde viaggianti in genetica, come si sviluppa un genere positivo e si diffonde all'interno di un territorio, equazioni Fischer e Kolmogorov, Turing. Questo passo molto rapidamente perché voglio giusto evocare dei nomi per dire alcune tappe di studi importanti in questo settore. Chiunque poi voglia andarsi a cercare, ci sono un sacco di materiali in rete. Turing, per esempio, che è famoso per tante cose, alla fine della sua vita, della sua breve vita, si interessò in morfogenesi. Oggi parleremo un po' di morfogenesi con un punto di vista un po' diverso, però lui voleva capire come si organizzavano, per esempio, la colorazione del pigmento superficiale di esseri viventi, e con questo l'ha studiato con delle equazioni di reazione di diffusione, capendone l'instabilità delle soluzioni. E poi chiaramente oggi è Huxley, che hanno vinto il premio Nobel negli anni 50, studiando la propagazione del segnale neuronale, no? Nell'assone di questo enorme, cos'era? Una seppia gigante, insomma, un enorme neurone che aveva un assone che ha avuto e quindi potevano studiare, diciamo, questo tipo di cose. Oggi la matematica contribuisce a tantissimi settori. Io ovviamente non vi posso parlare di tutti i settori perché non ne so niente, io faccio delle cose piccolissime, e quindi vi parlerò un pochettino di qui si parla di tutto, no? Biologia delle popolazioni, funzionamento della cellula, capire le reazioni interne della cellula, ecco, io parlo di questo qui sicuramente, e un pochino di morfogenesi, che possiamo dire biologia delle popolazioni cellulari, non le popolazioni generali di individui, ma che cosa succede nel movimento delle cellule. Però abbiamo la genomica, l'espressione genica, come viene l'interazione del genere delle proteine, la geometria e topologia delle macromolecole, come si dispongono nello spazio delle proteine. Questo è oggetto di modellistica matematica, molto complesso, sono problemi complicatissimi, perché lì abbiamo praticamente, a seconda della posizione delle molecole all'interno di una proteina, abbiamo un effetto diverso, no? Quindi la stessa sequenza proteica può dare luogo a diciamo fenomeni diversi, poi proprio. E come sappiamo, diciamo, anche alcune malattie come la mucca pazza, per dire, vengono da, diciamo, l'aggregazione, quindi, di proteine che però creano degli agglomerati che sono poi alla fine dannosi, uscite. E trasmissione di segnali nervosi, quindi la filogenetica, un campo vastissimo in cui la matematica sta dando dei grossi contributi sia a livello di
diciamo, più informatico, ma anche a livello, diciamo, di algebra, di geometria. E quindi, diciamo, i contributi sono soltanto all'inizio, secondo me ci sono tantissimi altri che ho dimenticato, quindi prendetelo soltanto come degli esempi di cose in cui la matematica si dà un contributo. Va bene, io voglio parlare di due cose. Il livello intercellulare, come la scrivere, ossia cosa vuol dire che un segnale si trasporta all'interno della cellula, cioè come fa il fuori della cellula a dialogare con diciamo il genoma, no? Con il DNA che sta all'interno del mondo. Come arriva questa influenza esterna? La cellula è abbastanza chiusa, no? Quindi come si trasmettono questi segnali? E soprattutto la domanda che spesso non si pongono i biologi ma si pongono i matematici è: a che velocità avviene? No? Cioè quanto ci mette un segnale a entrare arrivare nel nucleo? E come ci arriva? E poi un secondo argomento strettamente legato a quel primo, perché è legato a come trasportare un vaccino a DNA all'interno di una cellula. La tecnica abbastanza recente, sviluppata da un gruppo di colleghi, biologi e medici, CNR, Campus Biomedico di Roma, su cui noi ormai ci stiamo dando una mano a livello modellistico. Allora abbiamo questi, poi parlo, insomma, essenzialmente c'è da trasportare una cosa enorme, che è un anello di acidi nucleici all'interno del nucleo. Come fa questo anello ad arrivare all'interno del nucleo? E la seconda parte, così non ci arriveremo mai, movimenti cellulari, ossia intanto quali sono alcune regole, cioè come si muovono alcune cellule, e per esempio c'è un brevissimo discorso sulla camutazzi, che però mi interessa relativamente, perché diciamo è ovviamente importante, però quello che voglio vedere è come si organizzano la morfogenesi, come si organizzano le cellule mediante segnalazioni e interazioni tra di loro per creare delle strutture. Questa è, diciamo, è in qualche modo, diciamo, la vera sfida oggi della medicina, no? Ricostruire a livello di tessuti una medicina rigenerativa che permette idealmente in futuro, oggi già si parla di creare di cuori artificiali in laboratorio. Allora, se abbiamo un organo danneggiato, se vogliamo curare una malattia genica, come possiamo indurre uno sviluppo delle cellule stanno in una certa direzione? Ecco, su questo la matematica può dare una mano costruendo dei modelli di programmi per adesso molto semplici. Va bene, intanto come nasce un modello macroscopico? Partiamo dal modello macroscopico, perché io voglio cercare di farvi vedere i modelli come li facciamo con le mani, cioè come, se no ti scrivo le equazioni e finita, però ce la diamo a casa, però diciamo, non sarebbe molto interessante. L'idea fondamentale è che tutte queste cose qua, noi abbiamo dei movimenti di oggetti, possono essere proteine, fluidi, appunto cellule, acqua, semplicemente segnali chimici. Allora noi dobbiamo scrivere delle equazioni. Adesso, io so che tutti quanti abbiano una base matematica, non so se è vero questa cosa qui, però sì. Perché ho qualche base matematica. Perché sai che non ce l'ho, vabbè. No, perché sto chiedendo con il direttore che ha il punto della situazione, però l'idea fondamentale è, adesso qualche persona ce l'ha detto, diciamo, se faccio conferenze più divulgative non le metto, però qui mi sono permesso, insomma. Cioè l'idea è, tutto quanto passa attraverso le leggi di conservazione, queste leggi di conservazione macroscopiche non basteranno, alla fine vediamo che c'è tutto che ho lasciato perdere, però specialmente a livello di movimenti molecolari, di proteine, per dire, dobbiamo tenere conto di come all'interno di un certo volume abbiamo un cambiamento della concentrazione di queste proteine. Quindi uno ha un volume di controllo e semplicemente il cambiamento del tempo della concentrazione di, per esempio, proteine dipenderà da quello che passa attraverso il bordo, cioè diciamo il flusso attraverso il bordo di questo volume di controllo. Questo ci porta a scrivere un'equazione, che è l'equazione di conservazione della massa, però se avessimo qui delle reazioni potremmo mettere i termini di sorgente, e poi possiamo scrivere per la quantità di movimento, possiamo scrivere per l'energia, insomma possiamo scrivere una serie di equazioni che tengono conto di come questi oggetti cambiano nel tempo. E quindi a partire da queste equazioni scrivere modelli macroscopici.
in cui non teniamo conto di cosa fa una singola molecola, questo sarebbe un problema molto interessante, ma probabilmente al di fuori poi delle nostre capacità computazionali, quindi penseremo sempre che avremo migliaia, se non milioni di molecole, se non miliardi addirittura all'interno di questo volumetto di controllo che guardiamo, quindi li vediamo a livello molto più alto, e ci contenteremo di risolvere queste equazioni differenziali, delle derivate parziali, che sappiamo risolvere numericamente. E questa è tutta una parte del processo che oggi nascondo completamente, perché la parte difficile poi molto spesso non è tanto di scrivere le equazioni sensate, magari sono dei sistemi giganteschi, uno lo faccio vedere soltanto per impressionarvi, però diciamo sono sistemi che richiedono poi dei tempi di calcolo diciamo apprezzabili. E quindi qual è la legge fondamentale, no? È la legge di Fick, no? Cioè la legge di Fick è una legge fenomenologica, alcune giustificazioni di Ohm, insomma, diciamo, l'idea fondamentale è che quando noi abbiamo un addensamento di molecole, queste molecole andranno dove? Nella direzione del gradiente, quindi dove c'è il meno, e quindi se sono io una molecola di o una proteina, quella qualsiasi cosa sia, e mi do avanti in vuoto, mi ci metto, no? E quindi ci muoviamo in queste direzioni. Questo permette di scrivere delle equazioni in cui diciamo il flusso, diciamo, prima si era scritto questa equazione generale di conservazione della massa, e qui c'è questo flusso che è incognito, però invece il flusso dipende in maniera abbastanza classica dal gradiente, quindi da in realtà per linee di livello, no? Andiamo dalle zone in cui c'è più concentrazione alle zone in cui c'è meno concentrazione, no? Quindi ci muoviamo in queste direzioni, piano piano diffondiamo, e quindi quasi tutte le equazioni si scrivono poi alla fine con dei sistemi di questo tipo, no? Questa tipo equazione del calore, no? Abbiamo una concentrazione di qualche cosa, questa che va di varie cose, quindi un vettore. Abbiamo un gradiente di diffusione, che è questa che abbiamo appena detto, che mi spiattella, quindi adesso questo qua non ho fatto l'animazione, ma voi potete vedere una concentrazione che piano piano fa così. Poi ci mettete delle reazioni, queste cose magari sono delle nascite, delle trasformazioni di molecole, e questo qua crea il sistema tipico che si studia. Cioè se noi vogliamo seguire delle molecole dobbiamo sapere con la legge dell'azione di massa come passano da un tipo all'altro, cioè prendo la molecola di tipo A, prendo la molecola di tipo B, le faccio reagire, ottengo la terza molecola composta di tipo C che poi decade, e mi scrivo questa equazione. Allora, questo è veramente molto generale, è proprio la prima lezione del corso di biomatematica. Allora, vediamo un pochettino cos'è un segnale intracellulare. Abbiamo le cellule sono grossette, cioè dovete pensare che alla scala della cellula può essere 10-20 micron, una cosa grossa, mentre diciamo una proteina è molto piccola, no? Cioè una proteina anche grande ha diciamo un fattore un milione rispetto a volte anche mille, molto grossa, però sono le proteine piccole hanno un fattore un milione rispetto alla distanza che deve percorrere all'interno del citoplasma. Questi sono dei nuclei circondati dal citoplasma. Le cellule sono molto diverse fra di loro, abbiamo i fibroblasti che sono quelli che creano il derma sotto la pelle, no? E se occorrono a riparare quando abbiamo delle ferite, per esempio. Abbiamo i neuroni, chiaramente, abbiamo i miotubi che sono quelli che formano i muscoli, e anche diciamo nel miocardio, no? Abbiamo delle fibre che sono molto particolari, che sono fibre polinucleate con tanti nuclei molto allungate che appunto hanno questa capacità di contrarsi, che quindi formano fibre sia muscolari che cardiache, cuore, anche un muscolo. E allora vediamo per esempio cosa succede per il trasporto di un segnale all'interno della cellula. Questa, per questo meccanismo, perché vedete, quando una cellula entra all'interno, un segnale viene attivato all'interno della cellula, e per esempio dobbiamo trasportare, siamo un carico, poi vedremo che tipo di carico abbiamo, però un carico deve essere una proteina, no? Quindi per esempio nel seguito poi ne parlo ancora, c'è una proteina che si chiama P53 che serve per attivare o in realtà disattivare
dei meccanismi di preparazione o di morte programmata della cellula in caso di mutazioni genetiche. Quindi serve il caso di tumore, insomma, no? Quando una cellula comincia a mutare, questa T53 deve entrare e uscire dal nucleo per attivare le situazioni. Allora, ammettiamo questo carico sia, allora, qui avete il nucleo e qui avete il citoplasma. Allora, il problema vero è che questa T53, la prendo come esempio perché poi vediamo dopo cosa fa, è di 53 kilodalton. Il dalton è una misura fisica di peso, va bene? Quindi è abbastanza grossa. Purtroppo per entrare nel nucleo, i pori del nucleo della cellula possono al massimo, diciamo, far passare cose di 40 kilodalton, di 40 kilodalton, quindi un po' più piccola. Allora, come fa questa qui a entrare nel nucleo? Invece deve entrare, perché deve fare diciamo, è creata all'interno del citoplasma e poi una volta creata deve entrare e diciamo, interagire con il DNA. Beh, per fare questo esistono dei meccanismi. Questo è il meccanismo della RAN, questo è il premio Nobel 99, Unter Blumen, per questa cosa. È abbastanza complicato, però diciamo, in certo senso esiste una molecola che si chiama importina, che si aggancia a, questa, a questo carico, in questo caso il P53, e questa è importina tipo alfa e beta. Adesso diciamo, gli oggi la fanno molto complicata, noi dobbiamo semplificare come scrivo un modello matematico. Quindi importina, questa importina entra all'interno del nucleo perché l'importina apre i poli nucleari, quindi permette di fare, diciamo, è come se avesse una chiave che gli permette di aprire la porta un po' di più. Una volta entrato dentro, interagisce con la RAN GTP, che è una molecola che stacca l'importina. Il cargo a questo punto, poi diciamo, stacca anche l'importina beta, poi alfa, il cargo rimane libero di interagire con il nucleo. Poi questa RAN GTP attraverso un processo riesce fuori, diventa RAN GDP e ricomincia il ciclo, no? Beh, poi rientra dentro, quindi la RAN diciamo, ha un suo ciclo di entrata e uscita, ma importante, si riporta fuori anche questa importina, perché l'importina è una cosa confinata all'interno del nucleo. Il cargo invece svolge la sua funzione e passa di RAN. È un meccanismo complicato. Come si scrive matematicamente questa cosa? Allora, si scrive, diciamo, si prende un dominio. Allora, la prima scelta dovrebbe essere questa. Attenzione, una scelta in cui la maggior parte di quello che si chiama system biology, diciamo, ha costruito sopra direi 10 anni di matematica, è di dire: queste cose non viaggiano molto, dimentichiamo lo spazio, scriviamo soltanto le equazioni differenziali ordinarie. E quindi abbiamo un sistema di equazioni differenziali ordinarie di cambiamento di una specie all'altra. Però voi vedete, abbiamo dei comparti, ripeto, molto grossi rispetto alla scala delle molecole. Quindi cosa facciamo? Scriviamo delle equazioni ordinarie parziali, quelle di prima, queste equazioni di diffusione e di reazione di diffusione. Allora, eccole qui, scritto apposta per pensare, adesso non le leggiamo tutte. Questo è una vera, questa è una, che questo qua, il bottoncino, è questo, ecco. Questa è una vera cellula, che è il microscopio, qui si vede il nucleo, qui si vede il citoplasma. Allora, queste qua sono le questioni del citoplasma, di come questo carico, poveretto, andrà pian piano con tutte queste reazioni chimiche, il passaggio di una specie all'altra di diffusione. Poi qui avremo il passaggio del nucleo, sono delle condizioni di passaggio sulla membrana, che abbiamo detto che il polo si deve aprire, quindi non è che quando passa subito. Ci sarà, immaginate di avere una porta e tanta gente che entra in questa porta. Da una parte avremo tante persone e sono poche passeranno, quindi il flusso sarà continuo, la densità di molecole da una parte e dall'altra sarà discontinuo. Diciamo, le condizioni di Kevin-Kachansky, e sono delle condizioni tecniche che però permettono di comunicare fra i due domini. Bene, allora uno questa qua la risolve numericamente, e l'abbiamo risolta appunto anche in 3D con Andrea Cangiani, l'altro proprio che stavo qui. E ecco, vedete, questo qua è, diciamo, è il cargo che all'inizio è localizzato in una parte, diciamo, piccola attorno alla membrana cellulare, e poi comincia ad andare, però vedete all'interno qui
in questa zona centrale, essendoci il nucleo, non passa subito, perché la membrana appunto diciamo, fa un po' da ostacolo, c'è anche un tempo tecnico di agganciarsi all'importina, entrare dentro e così via. E quindi piano piano però comincia a fruttare, quindi vedete, non arriva mai la zona di maggiore concentrazione, è quella rossa prima, piano piano quella blu è quella dove c'è meno concentrazione, però ecco, comincia anche nel nucleo, questo è uno spaccato, come un melone praticamente, e piano piano anche il nucleo comincia a popolarsi e abbiamo questo trasporto. Quindi diciamo, abbiamo una modellistica che ci permette di simulare cosa succede in una cellula in maniera molto rozza, perché per dire, il citoplasma non è il monte cellule, sono tutte, il monte è pieno di roba, ci sono i mitocondri, ci sono i microtubuli, ci sono di tutto, no? Gli organelli, insomma, non è che sia così liscio, per cui per esempio il coefficiente di diffusione, per trovarlo bisogna fare un coefficiente di diffusione mediato, perché non è come se fosse nell'acqua. Quindi diciamo un esperimento, però è possibile calibrare su delle misure biologiche, biofisiche, trovare dei risultati di per sapere quanto ci metterà il segnale a diventare diciamo, abbastanza concentrato nel nucleo, riusciamo a vedere. Quindi nel caso della P53 qui abbiamo un esperimento vero. Allora, P53 è questa proteina che praticamente appunto quando vede un difetto, quando l'organismo accorge che c'è un difetto di trascrizione di all'interno del DNA, proprio di come è fatto il DNA, di struttura, quindi una mutazione, si attivano i processi per cui questa P53 comincia a essere prodotta all'interno del citoplasma e poi comincia ad andare nel nucleo, quindi attiva piano piano, che diciamo l'RNA messaggero esce fuori, dice praticamente alla cellula di produrre altra P53 che entra dentro, attiva altre reazioni e così via. Quindi vedete, questa qua è un'oscillazione della P53 in verde, e in rosso abbiamo l'MDM2, che invece è un'altra, diciamo, è il feedback negativo, cioè è una proteina limitante. Tutte queste reazioni sono complicatissime in realtà, cioè abbiamo un sacco di reazioni, adesso stiamo un po' semplificando, però la cosa principale di questa storia è che questo è un filmato, non è una simulazione, questo è un filmato sperimentale, in cui si vede che quando c'è, insomma, si innesca la reazione, la P53 comincia a uscire. Allora, tutti i modelli di equazioni differenziali ordinarie, cioè in cui lo spazio non c'era, dicevano, va bene, mettiamo tutta quella che sta fuori in un'equazione, tutta quella che sta dentro in un'altra equazione e vediamo come vanno, e non si capiva perché oscillava essenzialmente, bisognava ottenere degli effetti di ritardo. In realtà quello abbiamo scoperto in una tesi che abbiamo fatto a Parigi in cotutela con Jean-Claude Rimbaud e Luna Dimitrio, è che questo effetto spaziale invece è proprio quello che induce le oscillazioni, perché il tempo di ritardo che c'è tra l'mRNA messaggero che esce fuori, comincia a parte la produzione della P53, la P53 entra dentro, attiva nuovamente diciamo la generazione di altre P53 e così via. Questo effetto di oscillazione può essere calibrato soltanto ricorrendo a un modello spaziale, ed è quello che abbiamo fatto. Questa è proprio una cosina, diciamo, stupidina, però a livello di elementi finiti. Uno risolve tipo con le equazioni di prima, con tutto quanto, con la RAN, con l'importina, eccetera, eccetera, e vede queste oscillazioni e vede appunto che si crea un'oscillazione della presenza della P53 all'interno, che oscilla tra la parte bassa, cioè bassa densità e alta densità, con un certo ritmo. Ed è possibile calibrare gli efficienti in modo realistico per ottenere le giuste oscillazioni. Quindi diciamo, è possibile avere una descrizione non solo qualitativa del fenomeno, che prima non era spiegato a livello biologico, ma grazie al modello matematico anche una descrizione quantitativa di questo fenomeno, e si vede per esempio che diciamo, la forma geometrica della cellula non è molto importante, però sono vari domini, questo è un dominio così diciamo, generato casualmente, però se la prendiamo circolare, se la prendiamo allungata, se la prendiamo quadrata, non è significante la geometria del dominio, cosa che è interessante perché appunto dipende anche da dove
viene colpita la cellula che poi subisce, diciamo, una mutazione. Va bene, allora vediamo un altro caso, questo dei vaccini al DNA. Allora, i vaccini DNA sono una cosa recente, nel senso che, diciamo, quando abbiamo una cellula tumorale, la risposta immunitaria del sistema se la riconosce e la attacca. Vedete, no? Questi qua sono le nostre T-cell che attaccano questa cellula cancerosa. Allora, però perché vengono i tumori allora? No? Dice, bene, se il sistema immunitario può liberarsi di queste cellule cancerogene, non c'è nessun problema, abbiamo risolto. Purtroppo, diciamo, ci sono vari livelli, no? C'è una cellula, innanzitutto, appunto, abbiamo visto, c'è questa cellula P53 che dovrebbe entrare a salvarla, ma non lo fa. Il motivo principale è che una cellula spesso e volentieri diventa tumorale quando muta il gene che produce la P53, quindi, diciamo, in qualche modo, diciamo, impedisce la reazione dell'organismo. Poi però queste cellule tumorali espongono molto spesso, anzi sempre, delle proteine, cioè espongono dei marcatori proteici sui loro ricettori esterni, quindi il sistema immunitario potrebbe attaccarlo riconoscendo questi marcatori. Il problema è che, vedete qua, no? La cellula si trasforma e manda dei segnali. Allora, è chiaro che se il sistema immunitario riconosce questi marcatori proteici, prende, va lì e praticamente attacca la cellula, crea un ambiente alcalino intorno, insomma, riesce a liberarsi di questa cellula in maniera abbastanza indolore per noi, cioè il tumore non si sviluppa. Può andare in equilibrio, cioè si può arrivare a un livello tale per cui tra il sistema immunitario e la cellula quindi magari rimane latente per molto tempo. Il caso peggiore è in cui invece si maschera, c'è una risposta mascherata in cui praticamente il sistema immunitario non riesce a riconoscerlo perché quelli che hanno i tumori, perché la selezione darwiniana, quelli che fanno questo non diventano tumori, c'è il mascheramento di queste proteine. E quindi, diciamo, questo tumore scappa al nostro sistema immunitario. Allora, cosa si fa? Tipicamente bisogna insegnare al sistema immunitario a reagire. Per fare questo, tipicamente si mette un pezzettino di DNA. Allora, inizialmente si facevano dei vettori virali, si metteva un virus per portare informazioni, si produrre tante copie di pezzettini di queste proteine che sfuggono al mascheramento, siamo ai virus. Allora, questi pezzettini di proteine stanno su questo ricettore fuori della membrana cellulare, possono essere riconosciute ma ancora non sono riconosciute. Allora, facciamo tante copie, questa è l'idea. A un certo punto il sistema immunitario si sveglia e comincia a attaccare le proteine che lo presentano. Però i vettori virali sono molto pericolosi perché si attaccano al nostro, al nostro DNA e anzi inducono a loro volta le mutazioni. Quindi hanno smesso di usare i vettori virali, ancora vengono usati in parte, insomma, e si è preferito fare dei vettori plasmidici, ossia questo oggetto qui. E all'interno di un batterio sono degli anellini, tipo i tocani fritti, insomma, che sono fatti. Possono essere replicati e sono ingegnerizzati, cioè c'hanno dei pezzettini, ognuno che fa una cosa specifica. C'è un pezzettino che dice attaccati a questa proteina, un pezzettino che dice attaccati a quest'altra, un pezzettino che invece si è entrato nel nucleo, si mette a fare la trascrizione, quindi a produrre degli epitopi. Cioè, in realtà non interagisce con il nostro DNA, però lavora con l'RNA messaggero per produrre queste copie. Allora, sembra abbastanza geniale, peccato che questo oggetto è grande dalle 100 alle 1000 volte la famosa P53. È un oggetto gigantesco perché ci dobbiamo mettere un sacco di roba. Allora, questo oggetto gigantesco, quando lo mettiamo nel citoplasma, sta fermo, non va da nessuna parte. Se ne sono accorti i biologi, hanno fatto proprio al microscopio, hanno marcato alcune di queste molecole, che sono molecole gigantesche, hanno visto che se entrano in un citoplasma vuoto, si rimanevano lì, confinate vicino. Già bisogna farlo entrare, questo non è facile, di solito
si chiama scossa elettrica, sto scherzando, si fa quello che si chiama l'epurazione, che apre i pori della, della membrana cellulare e questo oggetto entra. Attenti allo standard. Come fa ad andare avanti? Bene, questo qua devo dire una cosa che abbiamo scoperto insieme ai biologi, nel senso che i biologi che hanno costruito questi oggetti non erano molto sicuri di... pensavano di diffondesse nel citoplasma, ma facendosi qualche calcolo non era possibile. E ci siamo accorti che invece, e poi diciamo, la cosa era compatibile, e poi una serie di articoli purtroppo fatti in America hanno mostrato a livello proprio biologico che l'ipotesi giusta è questa, in realtà c'è un pezzettino di questa sequenza che era stata messa, diciamo per altri motivi, bisogna dire, però era stata messa diciamo all'interno di questo plasmide, permette di agganciarsi a una molecola che si chiama dineina, che cammina lungo i microtubuli. I microtubuli sono dei tubi, diciamo, fatti di tubulina, che sono piccolissime proteine che formano questi tubi che riempiono tutte quante le nostre cellule. E questi tubi sono, diciamo, dal nucleo verso l'esterno, si espandono, e la dineina porta la roba dall'esterno all'interno e la chinesina li porta dall'interno all'esterno. È incredibile che esista una cosa simile. Faccio vedere un cartellato che si trova su YouTube, vi fa vedere come questa cosa sembra di camminare, in realtà c'è un attacco elettrico, quindi si polarizza e si depolarizza, per cui è una direzione di marcia e porta questo oggetto molto più grande verso il centro, quindi non diffonde, ma viene trasportato come uno schifo. È anche precisa questa cosa, però eppure è così. E tanto si può vedere, si può tracciare e si vede che non è un modo browniano, ma è proprio un trasporto. Allora, questa cosina qua l'abbiamo inserita nelle equazioni, quelle di prima, e effettivamente un'altra cosa stupida, un motivino che però è stato un certo fortuna matematica, vedete qua abbiamo fatto un microtubulo, questo è un nucleo quadrato, e abbiamo simulato questo, perché alla fine è questo qua. E si vede che effettivamente, qui vedete, abbiamo un maggiore, siamo riusciti a ottenere, compatibilmente con quella della densità del citoplasma e quindi la diffusività, che è praticamente zero, cioè se noi non mettessimo questa roba qui non verrebbe trasportata. A livello matematico è un incubo, perché avete l'equazione iperbolica non diventa dimensionale, l'equazione parabolica non diventa biottidimensionale, da risolvere insieme, accoppiate, cioè, insomma, così. E abbiamo fatto anche un piccolo modellino, un po' giocattolo, devo dire, 2D, che stiamo finendo di scrivere, per cui si vede che se non c'è, diciamo, i microtubuli rimane veramente sul bordo, se ci sono invece piano piano abbiamo questa accumulazione. Queste sono simulazioni che però, mettendo i dati fisici, sono compatibili con i dati sperimentali. Va bene, adesso, sono già le 4, sono già le 5, parliamo della via dei monetti di cellule, che è un altro argomento molto interessante. Noi siamo una scala sopra. Qui stavamo dentro la cellula, che abbiamo detto 20 micro, sarà in tutto di diametro, e invece qui saliamo sopra, vogliamo vedere come si muovono le cellule. Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare con le cellule, con dei biologi, e abbiamo cercato di capire, questo qua è un filmatino anche qui didattico, in cui si vede questa ameba che segue un segnale chimico. Allora, questo movimento è del glucosio che viene, diciamo, con la pipetta iniettato qui sul vetrino, e avete quindi questa cellula, che questa ameba che ha dei recettori che vengono guidati da questa sostanza. Allora, matematicamente questo viene descritto con un gradiente di nuovo, però in questo caso positivo, cioè vado verso il centino e vedo che è la cosa che interessa, no? Come quando voi sentite un odorino, una torta in cucina, tipo Paperino che segue la torta di nonna Paola, no? Quindi un po' questa è l'idea. Allora, inizialmente abbiamo cominciato a studiare questi movimenti staminali cerebrali. Allora, io purtroppo facendo generazione, perché gli staminali non esistevano, quindi quando i neuroni morivano erano morti, invece no, in realtà i neuroni possono riprodursi, e qui per guardare il cervello di un topo
che poverino gli hanno tagliato questa sezione, no? Dove c'è il corpo velloso e queste lastrine, questo è sperimentale, praticamente, vabbè, Tom è già morto, però gli, a questa lastrina, se il cervello c'è ancora vive, vengono creati un ictus, praticamente gli hanno deprivato di ossigeno, di glucosa, di nutrimento, questa parte, questa zona qui, e le staminali che sono in questa zona qui ricevono un segnale chimico che fa muovere, attira, così come la mela di prima, gli dice alle cellule andate via a riparare questo punto, a questi, a queste cellule staminali neuronali, che in realtà c'è la parte che sono queste fisse, e poi mandano quelli che siamo i precursori, che sono i figli della staminale, che piano piano vanno lì, dovrebbero alla fine differenziarsi i neuroni. Allora, questa risposta non funziona, purtroppo, e, nel senso che funziona limitatamente. Quello che abbiamo visto è che in realtà, ecco, a cosa serve un modello, no? Se voi prendete questo problema, il biologo dice, io vedo questo, vedete, queste vanno lì e non succede niente, stanno ferme così, no? Vedete, stanno, partono e dopo un po' rimangono in questa situazione, no? Non si muove niente. Allora, perché? Andiamoci a fare l'ipotesi. L'ipotesi principale è che l'ATP, che è una sostanza, diciamo, l'energia delle cellule, quando viene rilasciata in grande quantità dalle cellule che sono morte, che hanno subito l'ictus, in qualche modo blocchi, non è che gli faccia niente, però blocchi perché satura i ricettori di questi precursori e li blocca lì. Questi, come dire, si sono sazi, non sanno più dove andare, no? Bene, allora quello che abbiamo provato, prima ho detto un modello e riproducevamo questo, ma era molto facile, cioè non si muoveva niente. Poi invece abbiamo provato a fare una cosa in cui loro, i biologi davano, che sono tra l'altro del Santa Lucia per Roma, davano una sostanza che mascherava i ricettori, quindi il ricettore non vedeva più l'ATP, e effettivamente noi facendo la stessa cosa abbiamo riprodotto l'unità sperimentale con, insomma, una loro accuratezza, che diciamo quantitativa, sempre con gli errori che sono il 30% rispetto al dato stesso, in biologia non vi aspettate misurazioni molto precise, però insomma siamo riusciti a riprodurre questa cosa qui. Questo ci ha abbastanza, come dire, ringalluzzito, quindi a un certo punto abbiamo fatto uno studio su un problema che ci affascinava, che era, ok, questi staminali erano lì e poi non si poteva fare perché l'esperimento non poteva diventare errore, stava in un vetrino con dei topi morti, quindi non è che succede che si sviluppano il cervello, se no insomma c'erano dei limiti. E invece siamo partiti da un esperimento in vivo molto bello, fatto con i pesci zebra che hanno un vetrino trasparente, e questa è una cosa che qua quindi possono essere visti sotto al microscopio e guardati mentre questo embrione cresce. Questi qua sono stati fatti dal gruppo di Gilmour a non mi ricordo mai dov'è, secondo me a nome, va bene, sì. E insomma in questo gruppo loro hanno fatto questi esperimenti, quindi una serie di dati, di filmati, che ci hanno permesso di modellizzare in maniera molto accurata. La vedete, quello che succede è questo: noi vogliamo, non possiamo vedere la crescita di un pesce, quello che riproduciamo molto più modestamente è la formazione di questi bottoncini che si chiamano neuromasti, che sono organi di senso lungo la linea laterale del pesce. Allora, questi oggetti qui, vedete qua, è un disegnino, qua sono proprio delle fotografie del microscopio, si vede che sono fatti, c'è una specie di cerumina al centro che fa da boccioli, infatti chiamano rosette, li chiamano i biologi, e intorno c'hanno dei petali. E questi qua servono, piano piano si sviluppano, e qua servono per sentire, insomma, le prede intorno, no? L'acqua che si muove, il branco, quindi sono come noi abbiamo, insomma, le dita, questi hanno queste cose. Bene, allora, no? Allora, vedete, questa cosa è una cosa sperimentale. Facciamo vedere subito il film così si capisce di che stiamo parlando. Questo qua è un aggregato di cellule staminali, 90-100, e stanno, chiaramente si muovono molto lentamente, tutto accelerato. Questo oggetto è, diciamo, verso la sommità e segue una pista di una sostanza chimica che si chiama SDF1-alfa, che è una specie di pista di chimica che dice di qualcosa che li attrae, però non diffonde, quindi si chiama un movimento aptotattico. Mi spiace tutti questi vocabolari,
Quindi questi si muovono e piano piano, vedete, si formano delle specie di stelline. Ecco, queste rosette, eccola qua, si forma una rosetta con un centro e si stacca, eccola qua, alla fine rimane lì. Poi se ne formano 3/4 di queste rosette. Allora, il problema è come si formano le rosette? Perché se noi vogliamo fare un giorno un'occhio artificiale, una mano artificiale, un po' artificiale, dobbiamo, e non sappiamo nemmeno riprodurre questo bottoncino, che è fatto di 12 cellule, con al centro una cellulina, diciamo, capo, e intorno a queste cellule secondarie. Allora, i movimenti, chiaramente, però, cioè, c'è questa cosa, questa pista da seguire, però perché a un certo punto, se la vicina, insomma, non stiamo esplorando il corpo umano in cui ognuno, ehi, ciao, fermati lì, mettiti a posto, no, dobbiamo per forza avere, come dire, un meccanismo di segnalazione chimica che dica alla cellula dove fermarsi. Allora, la cosa è molto complessa, infatti per questo abbiamo scelto di fare un modello non più come prima continuo, macroscopico, ovvero il macroscopico è rimasto quella cosa della densità sui segnali chimici, ma le cellule le abbiamo lasciate separate, perché se le cellule, quindi sono come palline il nostro modello, perché sono poche, sono 100, e quindi non possiamo vederlo come fosse una cosa di gomma che si sta muovendo. Ci sono anche modelli che hanno fatto questa cosa, una cosa di gomma, però non riproducono le rosette, questa. Cioè ci hanno sembrato vedere che si muoveva e basta. Allora qui abbiamo un segnale che si chiama FGF, che è espresso dalle cellule. Allora abbiamo due tipi di cellule, le cellule che lo esprimono, che sono i leader, che questo fibroblast growth factors, e ci sono due tipi, l'FGF e poi un ricettore, l'FGFR, che sempre si ha così, no? C'è il ricettore e la R per indicare il ricettore. La cellula che è esclusivo, questa è un'immagine, è quasi è marcata l'espressione di FGF e qua complementare l'FGFR. Quindi le cellule che esprimono FGF non lo ricevono e viceversa. Allora, proprio questo che discrimina due tipi di cellule, quelle che sono le leader che danno l'impulso, diciamo, che siamo cellule mesenchimali, all'inizio sono tutte mesenchimali. E poi le follower, che sono cellule appunto epiteliali, infatti questa cosa in biologia si chiama transizione mesenchimale epiteliale, un altro vocabolo da mettere così in memoria, e vedete piano piano si isola qui, si isola, diciamo, un leader che viene contornato da queste follower e si stacca. Allora noi abbiamo, come dire, cominciato a costruire questo modello e abbiamo cominciato a fare delle ipotesi. Perché una cellula passa da leader, come sono all'inizio, a follower? Allora, abbiamo individuato tre motivi. Intanto ci siamo inventati, veramente, se no non funziona la simulazione. Noi abbiamo una risposta quantitativa, noi abbiamo riprodotto il filmino di prima con i distacchi delle rosette, appunto giusto, e la velocità globale, appunto giusto. Allora, abbiamo detto, intanto la prima cosa che fa è il basso livello di questo attraente SDF1-alfa, infatti la cima non cambia mai, perché la cima vede questo SDF1-alfa. La seconda cosa, uno cambia quando invece vede un altro livello di FGF, quindi c'è qualcuno che esprime tanto, quella che subisce, perché tanto a un certo punto cambia, accende il ricettore e smette di condurre. E poi la terza cosa, perché vedete, quello che si vedeva, questo qua è una figura tratta dall'articolo di biologia da cui abbiamo questi dati. Si vede che al centro c'è la leader e intorno ci sono le follower. Non c'è una, cioè, oppure sono tutte leader. Non c'è una leader in alto, no? Così sul bordo. Allora abbiamo introdotto una cosa, una specie di, come se le cellule potessero contare intorno e dire che quelle che si trasformavano erano quelle che erano più sul bordo, mentre quelle al centro hanno più difficoltà a trasformarsi. Si chiama inibizione laterale. Allora, questa cosa qua a me fa piacere, perché noi l'abbiamo introdotta 3 anni fa e ho provato qualche biologo e ho detto ma sì, forse c'è un meccanismo per questo. 3 mesi fa un biologo ci ha spiegato perché funziona così, facendoci vedere la prova sperimentale che funziona proprio in questo modo, perché in realtà è un discorso di adesione delle cellule che è uno strand che impedisce, è circondato da tante cose, come se un elastico di asse attilati impedisce la cellula di mutare, e questo è stato misurato sperimentalmente da un biologo di Milano. Quindi devo dire,
come modello, cioè le prove detto, senza questo meccanismo non è possibile che il modello funzioni. Effettivamente era vero. Allora, queste sono le equazioni, io le risparmio, che sono un po' discrete, un po' continue, cioè diciamo una soglia di attivazione. Allora, la prima cosa che dovevo fare era, per calibrare questo modello, era riprodurre la rosetta. Cioè, se noi abbiamo una rosetta, quella che rimane in rosetta, altrimenti abbiamo sbagliato il modello. Ecco, qui vedete, questa qua è una simulazione in cui effettivamente partendo da una rosetta perturbata non ci muoviamo tanto. Quindi diciamo, l'ipotesi che abbiamo fatto, abbiamo dovuto calibrare i coefficienti per fare questo, assicurano, quelle linee sono il livello dell'FGF, assicurano che la rosetta esiste. E questa è la condizione che vediamo. Noi vediamo che la rosetta deve stare lì, ferma. Non è possibile che appena perturbiamo un po' la cosa si disgrega. E abbiamo scoperto tra l'altro un teorema di matematica in cui queste rosette possono essere al massimo 12 cellule, quindi osservate in natura sono al massimo 12 cellule, quindi diciamo c'è una forte compatibilità tra il modello e gli esperimenti. Poi siamo riusciti a riprodurre questo, questo qua era il filmino di biologi tedeschi con questi distacchi piano piano, e noi abbiamo praticamente fatto un fitting dei parametri e siamo riusciti a ottenere questo. Qua c'è il SDF1 che viene consumato e qua sotto piano piano quelle verdi sono le leader, queste linee sono sempre le FGF che si sta trasmettendo, e qui vedete piano piano si stacca la prima, non è uguale, non è la rosetta bella da 12 pallini che vediamo prima, insomma questa è un modello matematico, è un giocattolino, però le distanze tra un pezzo e l'altro sono quelle giuste, la velocità è quella giusta e soprattutto abbiamo questa punta di leader che continua ad andare avanti, che era esattamente quello che volevamo nel modello. Quindi è un modello anche perturbato, abbiamo fatto abbiamo iniziato le cellule, abbiamo messo in posizione, chiaro che si allineano per fare bene le cose, però in realtà rispetta molto bene. Qui ve ne sono ore, 19 ore, 19 ore di casa. E va bene, siamo così verso la fine, tranquilli. Allora, siamo diventati più coraggiosi perché qui diciamo, abbiamo, prima per il decidere dei biologi, una cosa che diciamo che è un po' di anni, tipicamente 5 punti, capito? La cosa dell'ictus. Questo qua abbiamo preso dei dati che erano già letteratura. Qua siamo diventati un po' più arditi, siamo andati un pochino in carto primo da Alessandro Giacomelli di Messina, che nel 2003 hanno brevettato le prime cellule staminali cardiache endogene al mondo, cioè non se siamo chissà qualcosa americano, ma fatto qua, qua. E l'idea è questa: quando noi abbiamo un infarto, praticamente si crea una ferita questo cardiaco, e la risposta del nostro organismo, appunto, non c'è una risposta staminale sufficiente. Diciamo, i medici dicono perché ci dovrebbe nei pesci zebra, c'è, cioè, i pesci zebra se un chirurgo che l'hanno fatto, taglia la superficie cardiaca, questa si immagina perfettamente. Nel cuore umano no, diciamo il cuore umano il fatto che viene, a meno che non abbia problemi diciamo congeniti alla nascita, un'età in cui non siamo evolutivamente fatti per arrivare, diciamo, noi siamo fatti arrivare a 25-30 anni, no? Tutto il resto è guadagnato, e l'età media dell'uomo in natura, quindi non c'è questo meccanismo naturale, però l'idea allora è questa, hanno preso delle biopsie di biopsie cardiache, le hanno messe diciamo su un terreno di cultura, le hanno, a questo punto hanno visto l'uscita delle cellule molto piccole senza citoplasma che hanno identificato come staminali, prendendo queste staminali che si erano create, staminali cardiache, messe in un letto di cultura particolare, dopo qualche giorno sono formate queste sferette che hanno chiamato cardiosfere. Queste sferette è diciamo abbastanza interessante perché sono fatte i blu qui sono nuclei, quelle verdi sono diciamo indifferenziate, quelle nere che non sono mancate sono prima differenziazione, quelle rosse sono seconda differenziazione, quindi tre livelli che rimangono come una cipolla, insomma, no, astrati. Questo è interessante, e perché è interessante? Perché allora l'idea naif di prendere diciamo due staminali e iniettarle, spruzzarle sul cuore, questo cuore si rigenera
non funziona. Forse avete letto da qualche parte, ma non funziona così. Queste cellule non attecchiscono, muoiono, ma sai che non muoiono, le case non sono sincronizzate, non c'è possibilità per questo tipo, diciamo, di operazione. Invece quello che può succedere è che queste qui inserite all'interno del cuore, per esempio con una patch, tipo un cerotto, no? Un tessuto, uno scaffolding che viene applicato, un tessuto cardiaco, in cui se piano piano si rilasciano all'interno del tessuto cardiaco e si sfogliano, intanto producono delle sostanze chimiche e queste sostanze chimiche in pratica producono la differenziazione delle cellule staminali che stanno già dentro, quelle loro. Questa è, diciamo, l'idea di questa tecnica. Non ripara, infatti, perché questo è troppo, però può diminuire molto l'infiammazione, l'estensione del... Cioè, intanto piano piano si sta cicatrizzando, come i famosi fibroblasti di prima, si crea un tessuto, diciamo, cicatriziale spurio. Bene, quello che abbiamo fatto è scrivere un modello uguale a prima, cioè celluline, contatti chimici, qua c'è una evoluzione tra le cellule. L'idea era quali sono gli elementi con cui noi possiamo controllare che sta succedendo, cioè per esempio farle meglio, no? Allora abbiamo cominciato a collaborare con questi medici di Umberto I e dopo gli esperimenti sono morte tutte. Oppure gli abbiamo dato 500 ossigeno, muoiono. Gli diamo il 20% ossigeno, vanno abbastanza bene, ma in realtà le staminali, quelle indifferenziali, vogliono troppo, quindi era un compromesso. Noi abbiamo fatto delle prove e abbiamo trovato, ecco, questo qua vedete, sono le nostre simulazioni, sempre fatte a palline, vari livelli di differenziazione. Quello è l'ossigeno e un altro componente mio che si chiama TGF, come quello di prima. E siamo riusciti effettivamente a simulare qualcosa che somiglia. Questo qua è un piano, abbiamo delle cardiosfere piatte, la 3D è soltanto grafica. Quindi qui vedete, avete il TGF che è messo dalle cellule, che è una cosa che induce la differenziazione. Qua avete l'ossigeno. Allora, la cosa importante che abbiamo introdotto in questo modello è la parte di aleatorietà, perché queste differenziazioni sono guidate da un processo di Poisson non omogeneo, che è guidato in realtà dall'ambiente esterno. Quindi ogni tanto c'è questo salto e in realtà si formano la cellulina, no? A seconda delle soglie esterne di questo ossigeno, di questo TGF, no? E siamo riusciti quindi a fare delle cellule che somigliano abbastanza a questo qua è 72 ore con 500 ossigeno. Allora va bene all'inizio, però poi queste qua muoiono, queste sono morte, queste vere. Queste sono il primo livello di differenziazione, il secondo si fermano lì. Al 21% di ossigeno invece vive ed è abbastanza ben stratificata. Allora l'idea è questa. Siamo qui da parte sperimentale un po' più hard in questi giorni, questi mesi. Adesso sono le cose bellissime con il confocale. Nel suo focale può vedere dentro praticamente, è un laser che si focalizza dei piani di livello diverso, possiamo vedere il 3D diciamo in su e in giù all'interno delle cardiosfere, quindi possiamo studiarne la crescita. Adesso abbiamo immagini statiche, stiamo ottenendo nel tempo. L'idea è di capire qual è il modo ottimale per generare queste cardiosfere, qual è la giusta concentrazione di ossigeno, TGF, densità di cardiosfere in questo liquido, stanno in un bronco praticamente, per ottenere il mio processo. Si può arrivare al quarto livello di differenziazione, che sarebbe quello che loro vogliono, che abbiamo 1, 2, 3, e vorrebbero un quarto, perché non c'è, non lo sanno, non sono riusciti a farlo in laboratorio, però gli servirebbe. Quindi, simulando, è possibile arrivare a capire qual è la combinazione ottimale di controllare l'esperimento? Ma a questo non serve un modello. Come vedete, adesso mi fermo qui, però un commento, come vedete, vi raccontate le cose piccolissime, cioè la medicina, la biologia, la scienza, quelle cose, questi sono gli esempietti minuscoli, sono, come dire, delle cose in cui stiamo entrando nel gioco, stiamo provando a giocare, non abbiamo ancora, cioè, allora i medici con cui abbiamo concluso un lavoro pensano che possa servire, però non lo sanno. Tra l'altro molto spesso il medico, il biologo, quindi interfacciamo quando scriviamo un'equazione,
nemmeno sanno cosa stiamo scrivendo, gli devono spiegare a parole, perché altrimenti, diciamo, quel simbolo magari appunto che è un processo di Poisson, il medico non sa cos'è il processo di Poisson, il processo differenziato di avanzare non sa cos'è. Quindi ogni volta, diciamo, noi spieghiamo qualitativamente, facciamo degli altri input, quello che mi convince è vedere quando c'è una figura che gli ricorda quello che hanno fatto. Non vuol dire, cioè non abbiamo fatto un farmaco in cui abbiamo cambiato una terapia medica, stiamo vivendo molto indietro rispetto a questo, ed è difficile oggi, tranne la statistica sicuramente sì, però la modellistica, cioè creare un modello matematico causale, qui sono delle leggi che dovrebbero dare una certa predizione, avere una, diciamo, un impatto oggi sulla medicina non è una cosa facile, qualcuno è riuscito, ci sono delle esperienze positive, però non è una cosa, questo diceva all'inizio, un cammino sta molto lungo da percorrere, perché in realtà siamo appunto nella preistoria, cioè fra 20 anni e 30 anni probabilmente saremo ridicole anche un po' buffe queste nostre esperienze, però diciamo, per adesso vi assicuro che sono molto difficili, e tutte le persone che ci hanno lavorato, ne ho citate, persone che hanno fatto il dottorato qui alla Sapienza, allo SBAI, e nomi Monica Torolosca che è stata qui, Ezio Di Costanzo, Maria Grazia Notarangelo, sono persone che hanno fatto la tesi dottorale in questo argomento, e diciamo hanno perso 3-4 anni della loro vita per fare magari questa simulazione. Quindi sono cose difficili che ancora però sono primitive rispetto ai bisogni dei medici di oggi. Io fermo qui. Molto abbiamo fatto il salto andare. Vogliamo fare una domanda? Sì, sì, è assolutamente informale finché stai qua. Facciamo 5:30, dai, vai. Ok. C'è una domanda? Mentre si scioglie l'atmosfera, le faccio una io. Allora, ho visto in alcune delle simulazioni, stile quella dello ski lift o quella della formazione della rosetta, sì, in cui, cioè, a naso avrei detto, ah, ok, c'è una parte della soluzione che è in qualche modo stabile, in effetti era quello che avevi detto. Allora, mi chiedevo se nelle vostre simulazioni avete provato, che sono pesanti, avete provato a fare quello che magari in meccanica si chiamerebbe un problema ristretto, cioè dire, d'accordo, io magari con qualche teorema, con qualche argomento, mi convinco che c'è una parte stabile, ok, del tipo lo ski lift che va via, insomma, a velocità costante. Allora, quindi questa parte qua la prescrivo, ok, e quindi mi semplifico radicalmente, cioè scendo un po' la complessità del problema. Ci avete provato, sì, no, comunque no, troppo naif, nel facciamo, senso quello no, che no, tante... tutto vero, ma già lo facciamo in realtà. Allora, il problema dello ski lift è questo: noi abbiamo questo ski lift che passa da esercito d'altro, e trova questa roba che diffonde. Quando entra in una zona vicina e c'è anche della dineina, si deve agganciare e attaccarsi. Allora, la parte di simulazione di questa roba che passa sullo ski lift, quella a livello di tutta serie costa zero. È uno schema esplicito di equazione di trasporto, costo zero. La cosa difficile è questa: uno, che tutto il resto è una diffusione, anche se il plasmide stesso non diffonde, ma le altre cose sì, la dineina, l'importina, eccetera, diffondono. Quindi queste qua vanno risolte. Allora, entriamo nel tecnico: è un sistema in due dimensioni di 10 equazioni paraboliche che vanno risolte in implicito. Soltanto a livello di algebra lineare lì sdraio il computer, capito? Cioè, quindi eventualmente quello che guadagni restringendo un po' è niente. Sì, no, ma quello che già il taglio fa. Poi l'altra cosa è questa, che non possiamo aver riscontrato troppo questo trasporto, perché in realtà la cosa interessante è proprio il fatto che in realtà queste cose si attaccano e si staccano. Quel disegno, quel filmino, che è un cartone animato su YouTube, tra l'altro va in giro come la molecola della felicità, perché lì dicono che l'endorfina è trasportata, non è vero, ragazzi. Il titolo è mendace, in realtà è proprio, in realtà la chinesina, non è nemmeno la dineina che andava verso fuori, ma insomma, uguale.
la cosa che succede è che invece spesso si attacca e si stacca, no? Allora, questo è dovuto al fatto che questi è un oggetto molto grosso, cioè questo lì, quel pallone che si vedeva in realtà è molto più grosso del nostro polmone, quindi le turbulenze che ci possono essere all'interno della cellula lo possono attaccare e staccare. Allora, avere più pezzi compatibili con la tireina, e lì si può fare l'ottimizzazione e migliorare il coefficiente attacco e stacco. Quindi dobbiamo risolverla, perché non abbiamo una soluzione esplicita di trasporto. Quindi quello è difficile. Per adesso non vedo un gran modo di semplificare. La cosa che mi serve sono computer più grossi per fare 3D. Per esempio qua dovremmo passare al 3D, perché le esperienze che stanno facendo qui sono veramente deboli. E si capisce, noi abbiamo fatto di tutto qua per ottenere queste. Per esempio abbiamo fatto l'ossigeno, abbiamo fatto una formula come se fossimo in 3D, ma insomma in realtà siamo in 2D, però abbiamo fatto bene che entrasse direttamente dentro, entrasse da sopra. E, però 3D costa, perché già questo gira per un paio di giorni per ottenere questo, quindi. E poi quando uno fa una prova per calibrazione di parametri lo fa girare 100 volte. Cioè, è chiaro che il problema è quello. Come si chiama? Due giorni è il biologo, un medico? Spero che non abbia. Spero che abbia. Chiedo bene perché ti regalo di detto un'altra cosa. No, io. Sono molto impreciso, diciamo. No, sono molto impressionato da questo approccio, perché comunque, anzi, mi auguro che altri matematici si occupino dei processi biologici, perché comunque lo vedo molto. Due materie che possono interagire, aiutarsi reciprocamente, soprattutto per i biologi, avere un supporto matematico per prevenire e mettere a punto esperimenti. E poi io in realtà mi occupo anche proprio di medicina rigenerativa, e quindi mi impressionava vedere questo, come queste cardiosfere, solo che diciamo lì i sistemi, le variabili sono tante, anche diciamo l'intorno, fatti su diciamo gli stipendi, ovviamente controlliamo tutto. Sì, poi anche il nutrimento, insomma, certo. Il rapporto nutritivo all'interno e all'esterno, le variabili anche fisiche, certo. Insomma, ci sono adesso c'è un ampio interesse sulla biomeccanica, cioè sui parametri fisici, cioè gli input fisici, sì. Di rigidità, che possono in qualche modo spingere le cellule verso un processo differenziativo, eccetera. E quindi questo, il fatto di vedere, diciamo, queste cellule differenziarsi all'esterno, insomma, è interessante, perché mette l'accento anche sul fatto che l'interazione interna non porta, in realtà porta a mantenere. Sì, questa inibizione di contatto, perché in realtà lì sono forse stato non differenziato, sì. E quello che avviene nelle nicchie dove, sì, ci sono poi le cellule staminali, sì. E quindi nel cuore a livello. Allora, sa che dietro della testa c'è Maurizio Pesce di Milano, che è quello che ha fatto questo esperimento, diciamo, adesso che si è appena stato pubblicato, esattamente lì ha cercato di calcolare lo stress all'interno dei filamenti di actina, all'interno del citoplasma, e ha visto il rilascio di certe sostanze che impediscono la differenziazione. Quindi quando intorno c'è questa, sono circondate da altre cellule, quindi è tirato al filamento, è tenuto in tensione, è questa rigidità, no? E invece la cellula libera non è in tensione, non rilascia le sostanze, quindi può differenziarsi. Però stabilirlo quantitativamente non è facile. No, infatti c'è un gradiente anche di sostanze che vengono rilasciate dalle cellule stesse. Sì. Poi è difficile misurarli. Per esempio, con tutto, diciamo, il bene che voglio dire, non mi hanno mai dato una misura di TGF all'interno della cardiosfera. Perché noi sappiamo quant'è qua fuori, e poi calcoliamo qualcosa che succede qua dentro, ma non lo sappiamo, perché mi serve. Cioè, quelli che sono all'esterno, perché poi voi avete simulato la presenza all'esterno del fattore, certo. E quindi per questo tendono a differenziarsi, cioè
Cioè tu qui, qui circola poco, diciamo, qui c'è poco di GF e poco ossigeno, mentre qua fuori siamo di GF e ossigeno, quindi qui. Quindi è complesso. Sì, no, assolutamente. Sono sistemi. Adesso qua sono un anno e mezzo stiamo lavorando già, quindi anche a scala di tempi. Chiaramente è più veloce che fare esperimenti da laboratorio. Cioè esperimenti da laboratorio sono un po'. Perché uno immagina chissà quale, guardate, i nostri laboratori in Italia non sono praticamente. Ma appunto poi intanto arriva il povero laureando, che si è laureato, gli muore tutta una famiglia di cardiospene, e poi gli vengono piccole, per motivi che non sanno, no? Guarda, queste qua ci sono venute con 20 cellule, no? E quindi non andavano bene, invece la cardiospena può avere anche 200 quando è maturità, no? E invece vengono piccole, non sappiamo perché. Quindi diciamo, la matematica sì, è costante, stasera c'è una simulazione. Mettiamo, quindi noi chiamiamo stocasticità, ma rispetto a quello che può succedere in un laboratorio in cui magari un addetto spegne la corrente venerdì sera fino a venerdì mattina non è accesa, quindi diciamo, questa è la vera letterità che non si può, diciamo, non si può fermare in un laboratorio. L'accoppiata per l'accoppiamento delle equazioni della parte diffusiva con quella di trasporto. Sì. Poi per trattare il diffusivo è. No, finiti, è Krylov, lenti finite. Ma sono differenze finite. Differenze finite. Sì, perché sono molto più veloci e almeno in questo ambito, in cui la geometria è molto semplice, quindi non ci importa nulla di fare bordi, frastagliati, eccetera. In realtà noi facciamo. Simuliamo le equazioni di diffusione, queste sono le equazioni differenziali ordinarie, ogni pallina con un centro, con un raggio però. E quindi per esempio c'era un'equazione che ho fatto vedere prima in cui si sì, diciamo sono, ecco, sono, cioè, sono forze di attrazione e repulsione, cioè a distanza molto vicina c'è la repulsione, poi con le folle, no? Anche nei modelli folle è così. A una distanza invece media c'è un po' di adesione, perché insomma. C'hanno dei ricettori esterni che insomma, si parlano e quindi rimangono attaccate. E poi è per il sesso in base, che c'è lei che non si dice, no? E la, però diciamo, l'idea fondamentale è che queste forze sono, gli danno una dimensione a questi punti, no? Cioè questi punti sì, così, però. Non sono i nodi unidimensionali. Sì, però c'hanno un raggio, sono palline. E per esempio noi siamo riusciti per quelli di questi a fare piccoli studi analitici. Per dire, l'interazione tra fenomeni di allineamento e fenomeni di chemotaxis attrattiva, siamo riusciti a studiare un piccolo funzionale di Avnoff che dicevano che cioè, diciamo, c'è un modello, questo, che si chiama di Booker-Smail, cercatelo su internet, che vede il volo degli stormi, no? E quindi si dimostra che con forze soltanto di allineamento, che sono, diciamo, proporzionali alla distanza, ma anche alla velocità relativa, la differenza di velocità fra due individui, questo pacchetto piano piano si allinea. Quindi alla fine hanno tutte la stessa velocità, sono confinati e si muovono tutti insieme, no? E questo soltanto con forze, diciamo, dovute a interazioni, diciamo, visive, gli uccelli si vedono. Qui invece noi, queste forze di allineamento che mettiamo, sono dovute, ovviamente, a un gradiente chimico, e anche all'allineamento di velocità, cioè nel senso che toccandosi quelle vicine cercano di fare una specie di velocità media, no? Quindi proporzionale, essendo invariante di Galileo, a differenza di velocità. Bene, alla fine però la chemotaxis arriva e le porta tutte in una pallina, quindi la pallina è come se le cose evolvono, perché non c'è solo la meccanica ma c'è anche la chimica. E qui diciamo, noi siamo riusciti a dimostrarlo facendo un modello in cui abbiamo tolto un sacco di roba, perché alla fine fare analisi, diciamo, non è possibile parlare con tutti questi pezzetti qui, con l'FGF, con la FIV, cioè abbiamo fatto un modello molto più semplice, su cui si facendo che la sfera è un equilibrio, cioè che la forma. Sì, però vengono delle sfere. Tra l'altro è interessante che l'allineamento serve per non farlo incrociare, perché se avessimo a livello di contiguo, la chiamotassi porta la densità a restringersi, no? Perché andiamo verso dove c'è più gradiente, ognuno mette un po' di cosa chimica, quindi tutte si agglomerano e ci sono questi fenomeni per questo studiati assolutamente realistici di esplosioni di cellule, cose così. Se invece abbiamo le palline, se noi li mettiamo un po' d'attrito, queste palline continuano a fare così, no? Perché c'è l'inerzia.
questo è un modello del secondo ordine, non è un modello del primo ordine, quindi c'è l'inerzia. Allora queste varie si attraversano e non sarebbe mai la rosetta o la cardiosfera ferma, sarebbe una cosa che fa, diciamo, che vibra. Invece i meccanismi di allineamento e di camotassi permettono di arrivare a una, insieme a un equilibrio statico, stazionario, insomma, queste soluzioni stazionarie. Altre domande? Se non ci sono altre domande ti lasciamo andare, sì, a discutere. Sì, no, non credo delle grandi cose. Va bene, allora grazie, volevo far sapere una cosa. Per chi non lo sapesse, da tanti anni io con tante altre persone qui a cui questa qua sono dedicata, andiamo così che siamo Admaz, Consiglio di Educazione della Matematica, in cui parliamo di altre cose. Questo sito è supportato da tutte le società scientifiche di matematica italiane, SIMAI, UMI, AIRO, e ci sono altri articoli, parlo di noi che è meglio abbastanza portabile, secondo noi, chi ti da matematici però. Però l'idea è che si parla di un po' di storie, in maniera molto semplificata, le formule sono pochissime, di cosa fa un matematico, di quali sono i problemi, ci abbiamo reportage da, insomma, oppure c'è una nuova notizia matematica, tipo ultimamente c'è stata le novità sui numeri primi, cerchiamo di spiegarla anche a chi non si va ancora primi. Quindi diciamo l'idea è di fare una cosa leggibile e anche piacevole, quindi intrattenimento e niente, trovate anche, se andate sul sito, insomma, poi vedete cosa dentro. Qua trovate le mie, c'è anche una pagina di gruppo Facebook dove sono molti matematici e molti insegnanti di matematica, molti, tra l'altro molti appassionati, e se avete delle domande si aggrega al gruppo Facebook e poi le fa e qualcuno risponde. Abbiamo un Twitter e niente, se volete scrivermi per delle domande, questa è la mia inizio, questa è elettronica. Non assicuro di rispondere. Bene, grazie.